Ciao ragazze, oggi vi faccio vedere i prodotti Essence che ho acquistato online. Alcuni fanno parte della nuova collezione primavera-estate ed altri sono della linea permanente. Li ho ordinati sul sito tedesco Cosmetic for Less, dove potete trovare non solo prodotti Essence ma anche altri marchi. Ho deciso di acquistare online in primo luogo perché vivo abbastanza distante dai negozi che in Italia vendono articoli Essence. E a questo si aggiunge il rischio di non trovare quello che cerco una volta che mi sono recata nel punto vendita. Gli aspetti vantaggiosi dell'acquistare su internet troviamo innanzitutto un risparmio di 30-50 centesimi sul costo dei prodotti rispetto ai prezzi che abbiamo in Italia. Si riducono i tempi di attesa, nel senso che quando esce una nuova collezione, prima che arrivi da noi occorre aspettare un po' e potete trovare anche articoli di alcune collezioni vecchie. Nel mio caso, tra l'ordine e la consegna sono trascorsi 10 giorni. Il pacco viene spedito tramite Corriere Espresso e le spese di spedizione ammontano 8,90 euro. Sono un po' alte, ma per ammortizzarle basta ordinare più prodotti, risparmiando così sul prezzo. Oppure potete chiedere alle vostre amiche se vogliono acquistare qualcosa e suddividere le spese. A mio avviso l'Essence è un buon marchio, i prodotti sono economici e c'è un buon rapporto qualità-prezzo. Io mi trovo molto bene con la matita nera, gel, eye pencil waterproof, la matita per sopracciglia, eye brown designer, io uso la 02 brown, il correttore camouflage cream concealer, il primer per occhi I Love Stage, i rossetti lipstick col packaging e anche gli smalti dei gel nail polish sono molto buoni e c'è un'ampia possibilità di scelta tra le colorazioni. Adesso passo a farvi vedere i miei acquisti. Ho preso due penne con reggismalto. Mi vedete spesso usarle nei video per pulire il contorno unghie. Hanno una buona profumazione alla ciliegia, sono senza acetone e nella penna sono contenute altre 3 punte. Una lima contenuta in un pratico astuccio, comodissima da portare dietro. 4 basi per unghie. La prima, Triple Care 3 in 1, è uno smalto protettivo per unghie. Le protegge, le rinforza e ne favorisce la crescita naturale. La seconda, Green Power, ideale per le unghie più deboli. Ha un naturale rinforzante. Contiene l'80% di ingredienti naturali. La terza è Pro White Active, all'estratto di limone, indicata per contrastare l'ingiallimento e dona luminosità. L'ultima è All in One Complete Care, è uno smalto con più funzioni, può essere usato sia come base che come top. La sua formula è arricchita con olio di semi d'uva. Nella collezione Blossom Dreams ho preso questa lima 2 in 1. Da un lato si usa per limare e modellare l'unghia, dall'altro è dotata di una superficie lisciante che dà brillantezza, indicata per unghie deboli e presenta una leggera profumazione fiorita. Ora vi mostro la nuova collezione make-up. Abbiamo il correttore Camouflage Full Coverage Concealer. Io ho scelto il numero 10 Nude. È un correttore fluido, ha una discreta coprenza ed è anche illuminante, adatto per la zona occhi. 3 matite labbra Ultra Last Lip Liner. Hanno una texture cremosa, si stendono facilmente e durano a lungo. Vi faccio vedere gli swatch delle colorazioni. Il fissatore spray, leggero e trasparente. In questi giorni l'ho usato, ma devo dire che non sono rimasta soddisfatta perché il suo effetto opacizzante non dura a lungo. Per le unghie invece ho acquistato lo smalto French Manicure. È uno smalto bianco molto naturale. Tra le nuove colorazioni degli smalti del Gel Nail Polish prevalgono i colori tenui e naturali, eccetto l'arancio e il viola orchidea, che sono più accesi. Io ho preso questi.
Infine abbiamo gli smalti della collezione Color Boost. Sono molto coprenti e donano un colore brillante. Io ho scelto queste colorazioni. Con questi ho concluso. Vi saluto tutte, un bacio grande.